2000 ci siamo trasferiti noi, si sono trasferiti una coppia che fanno i fotografi, un'altra coppia, un erborista, e niente, abbiamo cambiato proprio vita, un'altra cosa, insomma, è bellissimo. Veramente. Cosa si apprezza di più della vita qua in Oltrepò? Anche la fatica, devo dire la verità, la fatica fisica anche. E poi la libertà, l'aria, le piccole cose forse, anche le piccole cose. Poi fare anche legna, far fatica a buttarla giù, a fare i pezzi e a portarla a casa e a riscaldare, che risparmi stai al caldo. La cultura del vino l'abbiamo trovata soprattutto in Giordania e in Siria, dove fanno dell'ottimo vino e producono anche dell'ottima uva da tavolo. Per il resto, in Medio Oriente abbiamo trovato il vino in Egitto, ma anche lì arrivava dalla Giordania e dalla Siria. E il vino l'abbiamo trovato anche in Turchia, dove lo fanno molto bene, e in Turchia, vicino al monte Arara, dicono, e penso che sia proprio così, che ci sono ancora quei vigneti che provengono dalla prima vite che in realtà Noè ha piantato dopo che si è fermato con l'arca sull'arca. Per cui quella zona lì, dall'estrema Turchia fino alla fine della Giordania, lì vino è anche buono. Mi chiamo Nardi Teresio, vengo dal mondo della scuola, cui sono stato per 42 anni circa, andato in pensione mi ha coinvolto Slow Food come responsabile locale dell'associazione. La condotta che io gestisco in zona attualmente ha circa 230 soci, in particolare ci rivolgiamo alla zona collinare perché crediamo che permettendo ai produttori della collina di restare a fare l'agricoltore sulle colline sia un vantaggio non da poco per l'ambiente, il paesaggio, il turismo e diciamo la tutela idrogeologica del territorio. L'attività che oggi stiamo presentando è la presentazione delle due guide Slow Food più prestigiose, la guida Osteria d'Italia e la guida Slow Wine. Il territorio su queste guide ha 10 osterie e 25 cantine. Le nostre guide sono guide che io dico che offrono un panorama della gastronomia e della viticoltura italiana abbastanza importante, perché intanto l'osteria permette di mangiare a dei prezzi con dei rapporti qualità-prezzo buoni. Si mangia in genere a 35-40 euro, cibo di qualità e cibo locale. Per quanto riguarda la guida vina, è una guida particolare in quanto non è come le altre guide che si basano su un esame organolettico del vino e basta. Noi ci basiamo molto sulla vigna e sull'azienda e sul suo forte legame col territorio. Addirittura da quest'anno i nostri vini premiati in guida con una chiocciola, che è il simbolo di Slow Food, noi ne abbiamo tre in guida di questi vini, sono aziende che non utilizzano diserbo in vigna. Abbiamo voluto fare questo passo perché il diserbo è un grande danno per l'ambiente.